Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing, so we made ByHeart, an infant formula company on a mission to get a lot closer to the most super super food on the planet. Breast Milk. Our patented protein blend has more of the important and most abundant proteins actually found in breast milk. We're the first and only US-made formula to use organic, grass-fed whole milk, not skim. We even conducted the largest clinical trial by a new infant formula company in a quarter century, with clinically proven benefits like easier digestion, less spit-up, and softer poops versus a leading infant formula. And we make our own formula in the USA and our very own factories in Iowa, Oregon, and Pennsylvania. Byheart. A better formula for formula. Learn more at Byheart.com. Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La voce del pastore, in onda su parole di vita. Voglio salutare innanzitutto tutti quelli che sono con me in questo momento, eh, vi voglio benedire nel nome di Gesù e eh, voglio dichiarare inoltre che la mano del Signore possa raggiungere eh, la vita di tutti coloro che stanno seguendo questo programma e che lo seguiranno in seguito con la speranza della risposta. Cristo è la risposta, Gesù è stata la nostra risposta, lo Spirito Santo ci risponde. Amen. Quindi quando noi ci accostiamo con piena fiducia al trono della grazia, siamo certi che Lui interviene in nostro favore. E io questa sera voglio parlare di un argomento per me molto importante, è la paternità. Amen. Gesù Cristo eh, ha avuto, diciamo, il suo successo in questo è quando i discepoli gli dissero eh, maestro insegnaci a pregare quando lui in Matteo capitolo 6 insegna a pregare i discepoli e eh, inizia questa preghiera questa nostra preghiera questa sua preghiera in questo modo Padre nostro amen Padre nostro allora io questa sera cercherò di chiederò allo Spirito Santo di rendere, di rendere questo insegnamento intorno alla paternità il più semplice possibile, ma che possa attivare uh, la paternità di Gesù Cristo, di Dio, dello Spirito Santo nella tua vita che mi stai ascoltando. Amen. Immagina che l'intero mondo sia una, una famiglia, immagina che l'intero mondo sia una casa, per esempio la mia casa, formata da me da figli, ok, da ospiti. E immagina che io impartisca loro delle regole, è giusto? No, in ogni casa ci sono delle regole che servono non ad opprimere i figli, ma a portare un'educazione, a portare un equilibrio e a portare anche i, i nostri figli ad avere un successo nella vita, nella società, a riflettere quello che essi sono. La casa, anche al di fuori della casa. Immaginate invece che questi miei nostri figli in questa grande famiglia incomincino ad, ad agire per anarchia, cioè se senza regole, senza leggi, e a, a mancare di rispetto al padre che è lì presente. Amen. E incominciate a. Immaginare anche tutto il caos che si può uh, realizzare in questa casa no? che si può manifestare: sporcizia, disordine, okay? litigi e quant'altro. Quindi, questo è quello che tutt'oggi sta facendo il mondo perché non ha realizzato la visione e la paternità di Cristo. Lì dove il Padre è presente. E' lì dove è presente la religiosità, amen. In noi cade una, una sorta di timore, riverenza religiosa. Ma lì dove è presente un locale di culto, un ministro di culto, ma al di fuori di questo, amen. Cerchiamo di fuggire da questa realtà spirituale, cerchiamo di fuggire da queste regole. È, ed è quello che succede nel mondo e succede anche purtroppo uh, nella Chiesa che non ha realizzato la paternità di Gesù Cristo c'è qualcosa c'è qualcosa che noi dobbiamo sapere e ne voglio approfittare per dire che ci troviamo in un tempo profetico molto importante Amen. ci troviamo uh, in una festività non ebraica è il Capodanno ebraico ma è una festività del Signore perché il Signore li cita come le mie solenni festività le mie solenni sono del Signore e il pastore Pedrone parlava amen, di uh, luoghi che possiamo raggiungere e noi questa sera possiamo chiedere allo Spirito Santo di farci realizzare chi Egli è, è. Dice la parola di Dio in Giovanni capitolo 1 verso 12, ma tutti quelli che lo hanno ricevuto Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome. Amen. Mi voglio soffermare su una parola, diritto. A tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto. Amen. Ora, analizzando questa parola, in un'altra versione dice il potere o l'autorità a tutti quelli lo hanno ricevuto e gli ha dato l'autorità il diritto il potere ora se noi riceviamo realizziamo la figura del padre amen noi viviamo sotto un diritto dice questa frase e gli ha dato il diritto di essere figli di dio io ho figli spirituali ed ho figli carnali amen o delle figlie quindi sui figli spirituali io ho un diritto spirituale, ma non posso governare la loro vita nel, nel secolare. Amen. Vado lì dove non potrei entrare, ma sulle mie figlie uh, di carne e sangue io ho dei diritti legislativi. Amen. Autorità, potere, potestà, vuol dire governo. Quando noi diventiamo figli di Dio, rientriamo in un governo. Amen. E noi dobbiamo sapere questo, che nell'area spirituale, io lo dico sempre, io lo voglio ricordare sempre, non esiste il vuoto. Dice la parola di Dio, o sei figlio di Dio o sei figlio del diavolo. Non c'è il vuoto, o sei acqua o sei fuoco. Amen. Non c'è il vuoto. Anche in Apocalisse Gesù stesso dice che il tiepido lo vomiterà. Amen. Perché? Perché non esiste, e, uh, non è gradito. Quindi a tutti quelli che lo hanno ricevuto, e gli ha dato il diritto, la potestà, il governo di essere figli di Dio. Ora, se io vivo sotto la potestà di mio padre, se io vivo sotto il governo di mio padre, se io vivo sotto la legge, la mano di mio padre, la protezione di mio padre, vuol dire che un altro governo un altro diritto un'altra potestà è illegale sulla mia vita noi necessitiamo di realizzare la paternità di gesù cristo perché perché dobbiamo vivere in vittoria Amen. perché dobbiamo vivere con successo se noi viviamo nella paura se noi viviamo nell'ansia, se noi viviamo nell'incertezza del domani, se noi viviamo nella povertà della fede, se noi viviamo nello schiacciamento e nell'oppressione, vuol dire che non viviamo nella potestà, nel governo, nella paternità di Dio. Amen. E noi do lo dobbiamo, questo lo dobbiamo realizzare, perché come entriamo in questo governo? Attraverso la grazia della croce. Se noi leggiamo anche in Colossesi capitolo 2 verso 15 dice: e avendo spogliati i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Che cosa ha spogliato il Signore Gesù Cristo sulla croce? I principati e le potestà. Amen. I principati sono uh, poteri delegati. Le potestà sono governo. Amen. Ma se il mio Signore, se il tuo Signore che mi sta ascoltando, ha spogliato, ha vinto i principati e le potestà, e ne ha fatto un pubblico spettacolo. Spogliare vuol dire togliere il loro abito. Spogliare vuol dire togliere è come uh, togliere una divisa di autorità. A un pubblico ufficiale, quando tu togli la divisa, a un pubblico ufficiale resta un uomo. Quando il Signore Gesù ha vinto alla croce e ha spogliato, gli ha tolto l'autorità, gli ha tolto il governo, gli ha tolto il diritto: quello stesso diritto che in Giovanni ha detto che a noi ci fa essere figli di Dio, lo ha tolto a loro quel governo che ci schiacciava quel governo che ci incatenava, che ci legava con il peccato, con la paura, con l'angoscia, lui glielo ha tolto a Satana. Amen. Se noi leggiamo in Giudice e non lo vado a leggere, eh, scusate, in Ezechiele, non lo vado a leggere, dice che Satana si mise alla destra del sacerdote Giosuè e lo accusava davanti a Dio. Satana accusava Giosuè perché diceva a lui ha delle vesti sudice, sporche ma Dio sgridò Satana, ok, e mise delle vesti nuove su questo sacerdote, Giosuè. Ora alla destra non vi è più Satana. Chi siede alla destra di Dio? Siede Gesù Cristo e Gesù non è venuto ad accusarci, Gesù è venuto a giustificarci e ha tolto quel posto a Satana, ha tolto quel posto all'accusa, lui è venuto a adottare la nostra vita in, nel suo sangue. Amen. Dice in Ebrei che lui ha dovuto avere con noi in comunione carne e sangue per vincere l'impero della morte e ha dovuto diventare uomo. Ma in questa figura lui aveva la piena certezza di chi era il Padre. Ora Gesù. Anzi, ora lo Spirito Santo sta preparando una chiesa, perché lo sposo viene, sì, non sappiamo nel giorno e nell'ora, sì, ma sta preparando una chiesa, sta preparando una sposa. Cristo non viene finché non si è realizzata la misura della sposa. Ora, tu che mi stai ascoltando, se non hai la piena realizzazione, la piena rivelazione della paternità di Gesù Cristo, io questa sera ti voglio invitare a cercarlo. Ora tu mi puoi dire: io vado in chiesa, io prego, io leggo, io vedo i programmi, ok, ma in te vi è il sigillo della grazia, vi è il sigillo dell'adozione. Amen. In te vi è tutto questo. Dice la parola di Dio in Romani capitolo 9, verso 8. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Amen. I figli della promessa sono considerati come discendenza. Molte volte il buonismo, Dio è amore, Dio ci salverà tutti. Negli ultimi tempi, ci stiamo sentendo di tutti i colori, ho sentito un'assurdità, qualcuno dire, ma Dio è amore. Forse nell'ultimo perdonerà anche Satana, perché poi lui è amore e tutto il resto. Abominio, l'ho rigettato completamente dalle mie orecchie spirituali e carnali. Dio è amore, ma è giustizia. Amen. Dio è amore del nostro Padre. E Dio amore e vuole che tu entri nella rivelazione del figlio per essere figlio, perché lui è il primogenito, dice la parola di Dio. Allora dice questa parola. Non tutti quelli che sono per la carne e il sangue sono figli di Dio, ma tutti coloro che sono entrati nella promessa. Quale promessa? La promessa che fu data ad Abramo, amen. Quella promessa che eh, il Signore disse ad Abramo in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Se noi entriamo in quella promessa, in quella promessa noi troviamo Gesù Cristo arrivato a un certo punto e in Gesù troviamo tutti coloro che entrano in quella promessa. Come si entra in quella promessa? Forse mi potrai dire, pastore, ma per te è facile. Tu lo predichi, tu lo pratichi, per te è facile. Per gli evangelici è facile. Qualcuno che non ha fede in questo momento può dire, per te che stai parlando è facile. Ebbene, se noi leggiamo in Galati capitolo 3 verso 26, dice, perché siete tutti figli di Dio per la fede. In chi? In Gesù Cristo. Siete tutti figli di Dio per la fede in Gesù Cristo. Non siamo tutti figli di Dio perché Lui ha creato tutta questa gente che continuiamo a moltiplicarci. Siamo tutti figli di Dio perché entriamo in una promessa ed entriamo in una promessa attraverso la fede in Cristo Gesù, dice la parola di Dio. Devi porre questa sera fede in Cristo Gesù, quando Gesù si è spogliato della sua ricchezza della gloria. E si è fatto uomo, come uomo, lui aveva capito che doveva dipendere totalmente dal Padre e aveva la paternità di Dio. Noi dobbiamo realizzare tutto questo in Gesù Cristo, Amen. Gesù non andava in un villaggio. Se prima il padre non preparava il luogo, Gesù non andava in un villaggio, se prima non passava le notti in preghiera per pregare per le persone che sicuramente sarebbero venute sul percorso, per pregare per gli ammalati. Gesù si metteva con il padre, diceva, papà, domani mi troverò a Capernaum, domani mi troverò alle nozze di Cana, papà, domani dovrò andare in quel luogo, preparami l'atmosfera. Preparami affinché la tua gloria si possa manifestare. Anche prima di resuscitare Lazzaro in Giovanni capitolo 11 dice "Padre, io so". Perché lui lo sapeva? Perché viveva in relazione con il Padre, perché lo conosceva il Padre. Lui era uno con il Padre, tu devi essere uno con il Padre. Puoi fare tutto questo attraverso la fede di Gesù Cristo. Abbi fede in Gesù. Entra nella promessa. E ricevi la potestà, il governo per essere suo figlio. Tutti coloro che si avvicineranno alla tua vita, tutte le paure, i problemi, le angosce, la malattia saranno illegali. Amen, saranno illegali perché abbiamo letto una parola grandiosa in Colossesi e una parola di vita per la nostra vita. Lui ha spogliato i principati e le potestà. Gli ha tolto il diritto, gli ha tolto il potere, gli ha tolto l'accusa. Li ha spogliati, gli ha tolto l'autorità. Non sono nulla. Amen. Ora, come possiamo entrare in tutto questo? Quando noi poniamo la fede in Gesù Cristo, amen. Gesù è andato al Padre e lui siede alla destra. La destra simboleggia l'autorità, il governo, la destra è il governo. Gesù ha preso il governo, in lui siamo figli, amen, in questo governo, attraverso quel sangue. Ora, che cosa abbiamo noi? Sulla terra Gesù ha detto, dice ai suoi discepoli, vi conviene a voi che me ne vado, perché vi devo mandare lo Spirito Santo, è giusto. È buono che me ne vado. Se noi leggiamo in Romani capitolo 8, verso 14, abbiamo bisogno dello Spirito Santo, dice questa parola, infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, che cosa sono? Figli di Dio, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, non qualunque persona, non qualunque essere che si dichiara credente. Amen. Tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio. Amen. E Paolo, l'Apostolo Paolo, lo stava dicendo a noi, lo stava dicendo ai romani. L'Apostolo Paolo stava scrivendo ai romani prima di andare a Roma, stava preparando un campo. Amen. Perché a loro è arrivato il cristianesimo, perché a loro sono arrivati i miracoli e la testimonianza. E l'Apostolo Paolo scrive una lettera meravigliosa e gli dice: Siete stati adottati in Cristo, avete ricevuto la testimonianza della grazia della croce della potenza amen e tutti quelli che sono guidati ora dallo spirito di dio sono figli di dio amen ancora se leggiamo il verso 16 dello stesso capitolo lo spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di dio lo spirito ce lo attesta ora io voglio farti entrare in questo quadro meraviglioso. Quando nella Genesi uh, l'uomo fu cacciato dal giardino, fu cacciato per il suo bene, molti lo vediamo con, come per un castigo. Amen. Disse Dio a se stesso, quindi alla figura di Gesù e allo Spirito Santo: Non permettiamo che l'uomo mangi dall'albero della vita eterna, perché? Perché se non morrà più vivrà in eterno, ma se l'uomo aveva peccato e si era distaccato da Dio ed era in una uh, identità di ribellione, no? viveva in ribellione in quel momento perché il peccato era in lui, la morte entrò nella storia, se l'uomo avesse mangiato di quel frutto della vita eterna, l'uomo sarebbe rimasto in eterno lontano da Dio, ora l'essere stato cacciato dal giardino è stata una grazia per noi è stata una grazia perché entrò in gioco Gesù Cristo ma coloro che uscirono dal giardino furono distaccati dalla figura della paternità di Dio amen ora dentro di noi se noi non accettiamo Gesù se noi non nasciamo di nuovo in novità di vita, dice la parola di Dio che è necessario che noi nasciamo di nuovo, perché né carne né sangue erediteranno il regno, ma lo spirito, quello che è dalla carne è carne, ma quello che è dello spirito è spirito. Ora, noi se non accettiamo Gesù, non realizziamo Gesù, non abbiamo questa rivelazione del Padre, restiamo con lo spirito di orfano. Quando Adamo fu cacciato, uno spirito di orfano entrò di lui. Adamo non aveva un papà e una mamma. L'unica figura paterna che aveva era Dio stesso con il quale condivideva del tempo. Noi non sappiamo quanto tempo è stato Adamo con Dio, forse sarà stato millenni, ma noi non lo sappiamo perché. Adamo viveva nell'atmosfera dell'eternità insieme a Dio, non c'era ancora il tempo. Amen. Quindi quando Adamo si staccò da Dio a causa del peccato, amen, lui fu staccato dall'unica figura paterna che aveva. Uno spirito di orfano entrò in lui. E io questo posso dire per certezza. Io ho avuto a che fare con delle persone che venivano da orfanotrofi. Eh, una persona specifica che abbiamo curato noi in chiesa, è stato abbandonato dalla nascita, è stato fino all'età di quattro anni in una clinica, poi è stato portato uh, in un orfanotofio, scusate, poi è stato portato uh, in altri orfanotofi, ha girato orfanotrofio fino a quando ha avuto adozione. Ebbene, in questa persona c'era un profondo bisogno di paternità, un vuoto profondo nella sua vita. Coloro che vivono in questo stato spirituale, non parlo di materiali, vi ho fatto un esempio materiale per farvi capire una persona che vive senza una figura paterna, non riesce a vedere figure paterne in altri, ha bisogno di essere stabilizzato in quell'area. Nello spirito noi ereditiamo la stessa figura, nello spirito nasciamo, nasciamo con un'eredità un adamica dentro di noi, quando un bambino nasce... Già ha un'eredità adamica. Quindi ha bisogno, poi, quando sarà cosciente, di conoscere la figura di Gesù. Nicodemo sapeva tutta la legge, era un maestro Nicodemo. Eppure, quando Gesù gli disse devi nascere di nuovo, in quel momento lui si inceppò perché non capiva cosa stava dicendo Gesù. Se vuoi ereditare il regno di Dio, Nicodemo disse, io voglio ereditare il regno, come posso fare? Una, una persona che era maestro, una persona che conosceva la legge, nata perché a quei tempi, dal, dall'uno ai 13 anni, i bambini venivano educati selon, secondo la legge ebraica, conoscevano tutti i decreti della legge, tutte le regole, conoscevano ogni sfaccettatura della parola, quindi Nicodemo sapeva ogni cosa ed era un maestro. quindi Dire che lui lo insegnava nella, nella sinagoga, eppure, arrivato a un certo punto, quando si incontra con Gesù, riconosce che non ha la rivelazione di Gesù. E Gesù gli, dice, gli disse: Vuoi ereditare il regno? E allora devi nascere di nuovo. Tu puoi sapere ogni cosa, puoi discernere per il tuo intelletto ogni cosa, ma se non hai la paternità di Gesù Cristo, tu non puoi nemmeno ereditare il regno dei cieli. Ed è per questo che necessitiamo di questa paternità, di questa potestà, di questa autorità, di questo governo. Perché? Per vivere in vittoria e per ereditare tutte le primizie della gloria che ci spettano, dice la parola di Dio. Amen. Perché quando entriamo in questa rivelazione come figli di Dio e lo Spirito Santo ce lo attesta, cioè noi non vivremo in confusione come Nicodemo. Nic Nicodemo non aveva lo Spirito Santo. Lui non sapeva se un giorno sarebbe andato in cielo. Se no, non avrebbe interrogato Gesù in questo modo. Nicodemo aveva un'incertezza, aveva una paura, quella di non ereditare il regno, eppure era un maestro. Abbiamo bisogno di trovare il papà. Amen. Abbiamo bisogno di incontrare papà. Abbiamo bisogno di incontrare Abba, padre. Amen. Abba. È dire Papino. Quando la parola di Dio ci dice abba, è come dire papino. Abba lo dicono i piccoli bambini ai loro genitori, babuccio in sostanza. Quindi noi abbiamo bisogno di incontrare questa figura paterna. Questa figura paterna ci porterà davanti a Dio, amen, e ci farà stare bene, perché perché ci attesterà che siamo figli di Dio. In primo Giovanni capitolo 3 verso 10, questo è un verso che non ho dato alla regia, ma voglio leggere. Prima lettera di Giovanni capitolo 3 verso 10: la parola dice: In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Lo voglio rileggere perché magari a casa mi potete seguire, in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, e come pure chi non ama suo fratello. Amen. Quando noi incontriamo la paternità di Gesù Cristo, ci togliamo da un diritto diabolico. Satana ha dei diritti, ha dei diritti su tutte quelle persone che non hanno realizzato Gesù, perché vivono nel peccato e tutti coloro che vivono nel peccato, non vivono nella... Nella paternità di Dio perché il peccato offende Gesù, perché il peccato offende Dio ed è chiara la parola di Dio: in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Non c'è un mezzo, come ho detto prima: non c'è qualcosa di mezzo, o sei di Dio o sei del diavolo, se non pratichi la giustizia. Praticare la giustizia. Che cos'è praticare la giustizia? Come si pratica la giustizia? Praticare la giustizia è uh, realizzare, vivere, manifestare Gesù Cristo attraverso la tua vita. E praticare Gesù Cristo attraverso la tua vita. E dice una cosa molto importante, come pure chi non ama suo fratello. Quando noi riceviamo la paternità riceviamo l'adozione. Quindi noi ci sentiamo collegati con tutti coloro che hanno la stessa paternità, diventiamo famiglia. Amen, diventiamo famiglia e noi sentiamo che i nostri fratelli nello spirito ci appartengono, sono nostri e questo porta senso di appartenenza anche al luogo e me ne voglio approfittare, non solo ad una chiesa, e non solo ad un locale, amen. Ma anche ad un programma come questo che stiamo vivendo, che stiamo vedendo, che stiamo ascoltando. Quando io ricevo la paternità, io mi sento fratello anche con il pastore Petrone, tu che stai mangiando, ti senti appartenente, amen. E quindi, che cos'è la giustizia? E anche preoccuparti, e anche preoccuparti di come vanno le cose. Pastore, fai una telefonata a pastore, come vanno le cose? Hai bisogno di qualcosa? Posso aiutarti in qualcosa? Hai coperto le spese questo mese? Sai perché se il programma non copre le spese, questo messaggio della grazia non può arrivare a casa tua. Ma se tu non pratichi la giustizia, vivi nell'egoismo. Se tu non pratichi la giustizia, vivi nella ribellione. Amen, se tu non pratichi la giustizia, tu non ricevi l'adozione. L'Apostolo Paolo diceva qualcosa che mi incanta, diceva in 1 Corinzi capitolo 11 verso 1, e sto prendendo un po' di tempo giusto perché il pastore Petrone ha detto che posso. 1 Corinzi capitolo 11 verso 1, diceva l'Apostolo Paolo, siate miei imitatori, come anche io lo sono di Cristo. Ora, qualche religioso potrebbe rispondermi in questo momento: sì, Pastore, ma io, io non voglio essere tuo imita imitatore, io non voglio essere nemmeno imitatore di Paolo. Magari io voglio, voglio essere io, ok? E l'Apostolo Paolo, che aveva la pienezza dello Spirito Santo, e secondo me qualcuno gli aveva detto la stessa cosa, in Efesini, capitolo 5, verso 1, lo conferma. Aspetto la regia che lo prende, so che mi sta perdonando per i versi che sto rilasciando senza preavviso. Efesini capitolo 5, verso 1. L'apostolo Paolo risponde a tutti coloro che non volevano essere suoi imitatori, e dice: Siate dunque imitatori di Dio, come figli amati. Imitatori di Dio, come figli amati. Amico che mi stia ascoltando, ti voglio dire, amica che mi stia ascoltando, ti voglio dire che la parola di Dio ha una risposta ad ogni domanda. Amen. Essere imitatori di Dio vuole dire che io mi muovo, io rifletto e quando io lo faccio, io ti ricordo quella persona. Quanti hanno visto uno spettacolo con degli imitatori? Colui che imita non è il, il personaggio stesso, ma lo sta interpretando, lo sta impersonificando, cerca di copiare la sua voce, i suoi atteggiamenti. Amen. L'Apostolo Paolo diceva in maniera semplice: siate miei imitatori, Amen. Come, le, come lo sono anche io di Cristo. Ma ha risposto a coloro che magari in ribellione potevano dire non lo voglio. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? we wondered the same thing so we made byheart an infant formula company on a mission to get a lot closer to the most super super food on the planet breast milk our patented protein blend has more of the important and most abundant proteins actually found in breast milk we're the first and only us-made formula to use organic grass-fed whole milk not skim we even conducted the largest clinical trial by a new infant formula company in a quarter century with clinically proven benefits like easier digestion, less spit-up and softer poops versus a leading infant formula. And we make our own formula in the USA and our very own factories in Iowa, Oregon and Pennsylvania. By Heart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Come figli amati. Amen. Sapete molte volte quando mia figlia fa delle cose, qualcuno dice Sembri tuo padre. Ti è mai capitato? A me è capitato. Anche a me personalmente, che ho avuto modo di lavorare molti anni al fianco di mio padre. Eh, io ero macellaio, e eh, un artigiano. Eh, usavo il coltello per tagliare, non l'affettatrice. Io sono un artigiano di mani. Quindi usavo il coltello e io cercavo di imitare mio padre, che è macellaio da molti e molti anni. Quindi quando io lavoravo qualcuno mi diceva: Wow, nella tua tecnica, nel tuo modo di fare, sembri tuo padre. Ed è quello che sta dicendo la parola di Dio nel nostro parlare, quando siamo nel mondo, non nella Chiesa. Quando siamo al lavoro, quando siamo all'ufficio postale, la folla arriva e la fila non finisce mai. Tu devi essere figlio di Dio. Quando vai a fare la, sposa, la spesa, scusatemi. Devi essere figlio di Dio, devi riflettere il carattere di Cristo, devi riflettere l'amore di Cristo, devi riflettere il messaggio della grazia, devi riflettere la luce, perché siamo luce. Amen. E ora? Io voglio pregare affinché questa parola possa essere amministrata alla tua vita, affinché tu possa renderti conto sotto quale governo stai camminando, chi è il padrone della tua vita e se fino ad oggi hai pienamente realizzato la sua paternità. Essere figlio vuol dire non avere paura. Mia figlia non ha paura se a mezzogiorno mangerà o no, se io andrò a prenderla a scuola o no, non ha paura se arriva un temporale di essere protetta dalle mie mani e da un ombrello, lei non ha paura se il giorno dopo io ci sarò, non sa perfettamente che io ci sarò, quindi mettiamo in atto anche la parola di Dio che chi dimora al riparo dell'Altissimo alberga l'ombra dell'Onnipotente. Avere la paternità di Dio vuol dire non avere la paura della morte, non avere la paura del fallimento, non avere il paura sconfiggere ogni nemico avere la paternità di Dio vuol dire vivere nella piena rivelazione della grazia e riconoscere che se un giorno noi moriremo un giorno moriremo tutti andremo nel regno dei cieli insieme al padre avere la paternità di Dio e di Gesù Cristo e dello Spirito Santo vuol dire che se io cado lui mi rialza che io sono debole lui è forte e nella povertà delle mie emozioni lui mi rallegra e mi riempie della gioia, della grazia e della forza. Questa è avere la paternità di Dio. Io voglio vivere nella paternità, nella pienezza della sua realizzazione, nella rivelazione di Gesù Cristo. Tu hai la necessità di farlo. Non puoi morire senza questo e non puoi vivere senza questo. Amen. Quindi alza le tue mani in questo momento e dichiara insieme a me. Padre, io rifiuto lo spirito orfano che ho ereditato, io rifiuto lo spirito di schiavitù che mi dice che io devo fare per ricevere. Io questa sera voglio chiedere allo Spirito Santo ripetilo: io voglio chiedere allo Spirito Santo di farmi realizzare la paternità di Dio, la grazia di Gesù Cristo e la sua potenza, rifiuta ogni spirito bugiardo. In questo momento rifiuta lo spirito dell'incredulità, rifiutalo, perché lui viene alla tua mente a sussurrarti che forse questo messaggio non è vero, che forse è religioso, che forse è tradizione. Io in questo momento distruggo. Ogni voce bugiarda nel nome di Gesù Cristo. Ogni voce di serpente, la stessa voce che si avvicinò ad Eva, che mise in dubbio la parola, che disse veramente, Dio ti ha detto questo? Ebbene, io ti dico altro. E La voce ti dice veramente, il pastore ti dice questo, ma io ti voglio dire altro. Io voglio distruggere questa voce menzognera nel nome di Gesù Cristo. La voglio legare nel nome di Gesù. La voglio rendere muta nel nome di Gesù. E desidero che in questo momento tutti coloro che si sono resi conto che non vivono sotto l'autorità, il governo, la paternità di Gesù Cristo, possano chiederla perché Gesù è giusto e attraverso la croce. Lui ha pagato per la nostra vita. Quindi Padre, grazie. In questo momento tu stai raggiungendo delle persone che vivevano solo nel sistema, nella religiosità, nella sapienza, nell'intelletto e non lo sapevano, non lo sapevano, ma stasera hanno realizzato che necessitano di vivere nella paternità. Io ti dico Padre nel nome di Gesù Cristo che lo Spirito Santo possa raggiungerle, toccarle e possa portarle, Signore, alla piena realizzazione. Padre, rivelati a queste persone, rivelati, Signore. Io ti chiedo Padre nel nome di Gesù Cristo che loro possano vivere nella giustizia e nell'amore fraterno. Chi ama si adopera, chi ama si attiva. Padre, io ti chiedo nel nome di Gesù Cristo che tu possa mandare via ogni spirito di povertà in questo momento. E io mi approfitto, Signore, perché viviamo in un giorno profetico dove le porte sono aperte. Io ti chiedo, Padre, nel nome di Gesù Cristo, che i portali che sono aperti sulla tua Chiesa oggi possano riversare la tua grazia su coloro, Signore, che non riescono a liberarsi dal peccato, che vivono come figli del diavolo. Io ti chiedo, Signore, in questo momento, che tu possa strapparli da questa condizione affinché tu possa portarli nella piena rivelazione. Della grazia della croce, tu hai inchiodato il foglio, il foglio ostile che ci ricordava il peccato, tu hai inchiodato, Signore, per foglio che ci ricordava il debito che avevamo con il cielo, e tu lo hai pagato con il sangue dell'agnello. E Gesù Cristo ha trionfato. E lo Spirito Santo questa sera ci attesta. Che la grazia è ancora aperta su di noi, e che il braccio dell'Eterno si stende. E che il Signore, che sia dalla tua destra, sta intercedendo per coloro che stanno pregando. Io sento che ci sono persone che non sapevano pregare e che stanno chiedendo, sì Signore, io non so pregare, ma voglio essere tua figlia, voglio essere tuo figlio. Raggiungili Signore, raggiungili per la grazia, raggiungili per la misericordia, per il nome di Gesù. Padre, grazie perché ancora questa sera tu Signore hai dato pane e vino per la nostra vita. Tu ancora questa sera Signore. Ci hai fatto avere comunione con il cielo. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo, perché so che alcuni hanno ricevuto la tua paternità nel nome di Gesù. Amen. 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 Ma ti volevo fare qualche domanda. Tu hai di fretta o tieni un po' di tempo? Dimmi, pastore, dimmi. Allora, dato che noi tu, questo, questo rivoluziona la la nostra vita questo fatto perché molte volte noi non ci rendiamo conto quando diciamo padre nostro no? ci sono di quelli che recitano dieci volte padre nostro padre nostro padre però non si conformano non, non... questo è una rivoluzione giusto perché se noi veramente cominciamo proprio a dire Padre nostro e noi così come tali cominciamo realmente a mettere seriamente questo fatto di voler avere comunione, dipendere dal Signore così, e questo porta a uno sconvolgimento nella nostra vita che eh, ci, 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 ci cambia, ci, ci modella perché cominciamo proprio a fare presa diretta con Dio, perché Lui proprio Amen. questo, questo è, è. Giustamente puoi dare qualche consiglio a quelli che lo dicono così, come, come se fosse una cosa di poco... Come diciamo noi, Signore, Signore, insomma. Certe volte Gesù disse un giorno, no, tanto per chiarire che cosa voglio dire. Un giorno disse voi, mi dite, Signore, Signore, e io sono il Signore perché Gesù è il Signore però poi non fate quello che io vi dico e diciamo che eh, diventa un, un vuoto Signore, Signore, alla fine nella, nella parabola che dice Gesù arrivarono nel cielo perché lui ci porta pure che sa il futuro come sarà lui vede il, la fine fin dal principio dice che questa Amen. categoria ci anticipa quale sarà la la, la, la risposta di questo Signore Signore, senza fare quello che dice lui e restano davanti la porta, restiamo davanti la porta. Ora, questo fatto che molti dicono Padre nostro, perché è il nuovo sistema che Gesù ci ha insegnato e qualche consiglio pratico: chi dice, Signore Signore, gli può indicare. Eh, come fare i primi passi perché ci sia un cambiamento: perché, se no, Padre nostro, tu, 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 tu Padre nostro, tu, 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 tu. e poi alla fine. Eh, praticamente eh, uno quando dice il Padre nostro, poi si deve, che cosa deve fare? Si deve coordinare in questo, in questo modo, perché poi a predicare eh, molte volte è facile, ma diciamo: scendiamo giù nella pratica. Sta cristiana, sta stu cristiano che eh, dice così, puoi dargli, darci qualche consiglio come, come cominciare a fare i primi passi seriamente quando parliamo con Dio? Ok, pastore, mi hai dato anche un passaggio, diciamo, <ride> perché hai detto una, una chiave: hai detto, molti dicono signore signore, e poi non fanno quello che dice il Padre, no? Ed è proprio quello che dice la preghiera, perché sono andato a prenderla un attimo, dice, uh, se vogliamo, non lo so, Matteo capitolo 6, verso 9 e 10, eh? eh. Lì. Ma magari ci seguono anche da casa, sì. Così li leggiamo, No, vai avanti, prenditi 10 sì. minuti, un quarto d'ora. Perché, se no, noi alla fine, qualcuno che ha il punto interrogativo, dice, ma io vorrei fare, ma che devo fare? Perché certe volte io nella mia vita quotidiana, no. Quando mi sono trovato con persone che ti dicono parole, paroloni e compagnia, dico fermati, fermati, fermati. Adesso facciamo una cosa. Parlami in un senso proprio che io possa assorbire. Che cosa stai... Fermati di dire che stai dicendo. Dammi qualche indicazione. Indicazione che io posso cominciare a fare qualcosa per cambiare. Ecco, questo è. Vai avanti, leggiamo quello che tu hai cercato. Dice la parola, voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Ora um, mi, mi fermo, ora uh, una delle chiavi molto importanti oltre al Padre Nostro che ci accomuna, quindi uh, uh, rompe ogni distacco fratricida, no? tutto quello che ci distacca l'uno dall'altro, e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Oh, questo oh, qua è in, Sì, perché eh. molte volte il regno di Dio non si presenta, la legge del cielo non scende in sostanza, perché non è fatta la sua volontà, ma la nostra. Ok? Non Ora non trova noi... In parole diverse, non trova spazio. trova Non trova spazio. Oh, capito. Non trova spazio. Perché Gesù stesso, che è il nostro esempio, no? che pregava Padre nostro, Gesù stesso non faceva la sua volontà, non seguiva il suo istinto, ma era totalmente dipendente dal padre. Ora, se il padre gli diceva entra fra due giorni in questa città, lui ci andava dopo due giorni in sostanza noi dobbiamo rientrare in un ordine santo perché noi siamo diventati un po' autodidatta no? nel corso degli anni specialmente con l'aumento dei social della tecnologia variamo anche tanto sul cibo che a noi più gradisce perché proprio perché la chiave sia fatta alla tua volontà noi sappiamo qual è la volontà di Dio santificarci, sì. separarci dal peccato, è tutto quello che offende Dio, e Gesù in sostanza. Sì. Allora dobbiamo cominciare seriamente come stanno le cose, perché recitare non ci porta da nessuna parte, giusto? Assolutamente. Ho capito. Dobbiamo fare spazio, perché se noi viviamo mondanamente e poi diciamo venga il tuo regno, lo trovo occupato dall'altro regno, c'è cioè l'altro governante che porta avanti la cosa, allora eh, no, non funziona così, giusto? Giusto, giusto, giusto. Allora dobbiamo cercare liberazione, <ride> dobbiamo sì. proprio eh, farlo intervenire per dire togli l'uomo che occupa, togli questo signore del mondo, principe di questo mondo. E padre, adesso ti faccio spazio, cioè dobbiamo proprio andare per vedere la rivoluzione che Cristo porta nella nostra vita. Va bene? Sì. E dobbiamo fare così: dobbiamo svuotare, fare spazio per Dio perché se no non succede niente. Recitiamo, recitiamo, recitiamo e stiamo sempre pieni del mondo e mai, come dice in Giacomo. Eh, 2, 3, che Abramo diventò amico di Dio, giusto? Mm. Però poi dice che se noi siamo amici del mondo, automaticamente siamo nemici di Dio. E manco lo nemici sappiamo, di diciamo Padre nostro sì. così, giusto per dire, però non c'è rapporto, giusto? Passo se mi concedi un esempio veloce, perché io so che a te comunque gli esempi pratici non piacciono. Eh, io dico sempre alla Chiesa, non esiste il prato incolto, cioè in sostanza un contadino ha un campo, lo semina e cresce un raccolto, lo ha lavorato cresce un raccolto, ma se quel campo, un contadino, non lo semina per un anno, per esempio, mica lo aspetta il contadino, crescono le bacce, crescono sì. le cose che non, non sono utili. È così non fare la volontà di Dio. Non viene il Dio, il Padre nostro, a coltivare la nostra vita. Non glielo permettiamo, in sostanza. Ma il nostro campo, la nostra vita, non resta incolta. Viene il nemico a porre altro fondamento. Eh sì, sì, perché qua c'è veramente proprio Gesù che lo dice. Perché i discepoli come noi, no? io e te, dissero, ma noi avevamo seminato il grano e adesso... Soprattutto il grano, quelle le zizzanie sono più alte. E dice però adesso è pieno di zizzanie, che è successo? E Gesù dice mentre noi dormiamo, il nemico non si riposa, non fa la siesta, non sta così, lui continua a seminare. E di conseguenza che cosa succede? Che le zizzanie crescono e abbondano nella nostra vita. Allora ci vuole il trattore cingolato un'altra volta, ci vuole la potenza del Vangelo giusto che sventra Amen. la vecchia natura peccaminosa come dice paolo diciamo aiutami a capire se è così non mi vergogno del vangelo perché essa è la potenza di dio diciamo che di come dio. la potenza di un trattore cingolato sventra la terra e gira le radici sottosopra e poi si comincia a preparare la terra che viene ossigenata e si sviluppa il seme che è la parola di dio allora, qui rivoluziona tutto, come quel canto che dice sul campo noval del mio cuore, il Dio l'aratro passò. È un cantico contadino, però ha un significato profondo. Giusto, sì, Va sì, bene. sì giusto, giusto. Allora, dobbiamo fare una bella arata Facciamo ancora in tempo, dobbiamo chiedere al Signore Amen. che venga col suo potere. Va bene, Grazie, Amen. Grazie, Amen. grazie, grazie. Tu dici che il pratico è normale. Io dico che se diventiamo teorici alla fine non capiamo né noi e né a chi possiamo aiutare. Il pratico è quello che ci aiuta a comprendere in pratica che dobbiamo fare. Perché noi dobbiamo fare qualcosa. In questo caso, dobbiamo cacciare il mondo e far entrare la potenza dello Spirito di Dio nella nostra vita. Grazie, grazie, grazie. Dio ti di benedica, alla prossima. Dio ti di benedica, pastore. Prenotati così, ti diamo il posto. Ok. Allora, guardiamo, se è arrivato il fratello Pasquale, se non c'è Pasquale, vediamo un pochettino che dice la regia, se non c'è Pasquale, ho un piccolo pensierino anch'io perché mi piace non venire così con le mani in mano, allora vediamo che cosa dice. Non c'è, va bene. Allora prendiamo l'occasione e mi preparo sempre come quello che c'era un amico mio che era cacciatore. Ogni volta, pure in tempi così, lo spezzava, tu sai che si può spezzare, per la passione che aveva, anche se non era tempo di caccia, metteva sempre il fucile nella macchina, qualche volpe, qualche cosa. Andava sempre preparato. Io pure faccio così: qualche volta dico, Vuoi vedere che il fratello fa un po' tardi? E così via. Allora almeno abbiamo qualcosa e abbiamo qualcosa. Leggiamo insieme. In Genesi capitolo 12, così facciamo un cammino con questi uomini di fede. Eh? Quando mi piace questi uomini di fede nella Bibbia specialmente questi anziani che li vedi solidi nel camminare con Dio, partono con Dio, camminano con Dio. E sono anziano, mi piace perché a dire la verità io pure sono partito 57 anni fa con Dio e sono ancora qua. Una volta in montagna, una volta in collina, una volta in pianura, una volta sono caduto, una volta mi sono rialzato, ma grazie al Signore siamo qui. Allora quando vedo questi uomini che hanno iniziato e hanno perseverato fino alla fine, mi pare di camminare a fianco a fianco con loro e mi, mi sento forte perché dico Signore grazie perché così si cammina. Loro camminavano portando avanti la vita quotidiana. E non trascuravano il loro rapporto con Dio. Non erano quelli che dicevano, eh, io adesso non faccio niente più, devo solo pregare, devo stare, me ne devo andare sopra una montagna. No. Vivevano la loro vita e onoravano Dio. E camminavano per essere guidati da Dio. In Genesi capitolo 12, verso 4, leggiamo un po' che cosa dice. Dice così, Abramo partì come il Signore gli aveva detto e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Sharan, da Karan. Ora, se Lot abitava a Ur dei Caldei, Sharan o Karan era a 30 chilometri. Dice che partì da Calan. Che cosa è successo? Qui dice aveva 75 anni quando partì. E poi troviamo che ci sono 30 chilometri e ci fu un tempo di preparazione: di mettere insieme un migliaio di uomini che camminavano, servi che camminavano insieme con lui, col padre, perché lasciavano per servire il Signore. Vuol dire, se lo Spirito Santo ci ha messo questo, che lui aveva avuto una rivelazione precedentemente, Dio gli aveva dato il tempo di mettere insieme le cose, come fa Dio con noi. Eh? Ci, ci chiama, poi man mano sistemiamo alcune cose per poi seguirlo. Infatti nel capitolo 11, verso 31, leggiamolo, Dice che stava aggiustando le cose lì 11:31, se la regia lo può prendere. Poi non appena arriva il fratello Pasquale, mi, mi mandi un messaggino, così terra. Prese Abramo suo figlio, e Lot, figlio del fratello. E Sarai la sua nuora, moglie di Abramo, suo figlio, ed uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Essi giunsero fino a Can, a Sharan o Karan, e là soggiornarono. Ecco qua, nel verso che abbiamo letto dice lo Spirito Santo che aveva 75 anni, allora c'era stata una chiamata un poco prima. E questo ci aiuta perché è facile che stasera c'è qualcuno che ha ricevuto la chiamata prima ma ancora non ha deciso poi dobbiamo deciderci di poter camminare con il Signore lo Spirito Santo mette 75 anni come dire che Dio si era rivelato un po di tempo prima poi un duemila anni dopo trova, troviamo nell'epistola agli ebrei un altro verso che si riferisce a questo verso. 11.8 dice così, per fede Abramo quando fu chiamato ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì. Senza sapere dove andavano, è bello allora. Vedi, questo è un esempio che quando noi cominciamo a camminare con il Signore, dobbiamo porre tutta la nostra fiducia in Lui. Questo vuol dire camminare per fede. Il Signore, tu mi chiami e io mi muovo con te. La sua discendenza avrebbe ereditato la promessa però lui ne faceva il tracciato, però lui sapeva una cosa, sapeva di Kanagan, ma non sapeva niente più. Questo vuol dire camminare per fede. Ora ha detto prima Emanuele che mi piacciono le cose pratiche, in realtà che cosa vediamo? in questo grande uomo di Dio, amico di Dio, che lui la sua fede la svolge praticamente. Lui ha riposto la sua fede in Dio. Eh? Leggiamo un'altra volta questo verso. Sa che deve andare in Canaan, che sarà dove regnerà la sua, la sua discendenza, senza figli pure. Ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, ma partì senza sapere dove andava. <ride> che bello. Questo vuol dire camminare per fede. Noi dobbiamo imparare in pratica come dobbiamo camminare col Signore. Quando andiamo a Gesù, un giorno uno scriba, uno che era addestrato nella legge di Mosè, sapeva eh, teoricamente la legge e così via, si imbatte in Gesù, incontrò Gesù. Leggiamolo insieme in Matteo 8, 18 e 19. Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, Comandò che si passasse all'altra riva. Nel frattempo, uno che voleva esprimere la sua fede verso il Signore, uno scriba, avvicinatosi gli disse: Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. Che bello. Questo preso dall'euforia, dice: Voglio fare come fece Abramo, riconobbe che Gesù. Era il figlio di Dio, e voglio seguire pure io. Così, in un momento di euforia, questo scriba stava dichiarando pubblicamente che lasciava tutti i suoi compagni e la scuola dove era, eccetera, per seguire Gesù. Gesù voleva fare, lui voleva fare come Abramo, fece la mossa, diciamo. Giusto? Allora, Gesù capì, voleva fare come Abramo, ma lui era un esperto della legge. Gesù lo fermò. Nel verso 20 disse qualcosa di molto importante. Gesù gli disse, guarda, le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. In questo verso Gesù gli dà una risposta così profonda che è meravigliosa: come dire, Io sono il Messia, io sono il Figlio di Dio. Tu mi puoi seguire, però devi sapere che io, il mio regno, non è di questo mondo. Io in questo mondo vivo senza avere dove posare il capo. Leggiamo questo verso. Se tu mi vuoi seguire per fede, devi accettare le condizioni. Ascolta, le volpi hanno delle tane. E gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma io, dice Gesù, non ho dove posare il capo. E ciò come dire che io sono veramente Dio, ma mentre sono in, in pellegrinaggio su questa terra, io, se vuoi venire con me, non sappiamo stasera dove andiamo a dormire. Ti può succedere? che devi venire a, a dormire con me sulla montagna che vado a pregare. Ma tu come ti senti? Ecco, la fede è, deve essere messa in pratica poi. <ride> in, questa, in questo verso Gesù dice, il mio regno non è di questo mondo. Io prendo il dominio dopo la croce. Ecco perché Gesù dice: chi vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua. Perché il regno di Dio si sviluppa nella nostra vita, si genera dentro di noi, ma poi nella realtà che lo viviamo veramente è dopo la morte, nel regno dei cieli, eterno. E infatti Gesù guardava sempre la croce, la croce, la croce, la croce. Viveva ogni giorno per adempiere la volontà del Padre, ma la sua mente era oltre la croce, l'eredità dopo. Infatti, prima di andare alla croce, lui pregò, disse, dammi la gloria che avevo prima che fossi venuto qui. E infatti Gesù, perseverando in quel modo, in Filippesi capitolo 2, verso 9 e 10, troviamo nella sua sovranità. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra. Ecco, quando diciamo che Gesù, in, in Ebrei capitolo 12 verso 2, che dobbiamo guardare a Gesù colui che produce la fede, vuol dire che ci sono delle rinunce qui per poi avere il risultato lì. Leggiamolo questo verso. Così sappiamo che vuol dire seguire Gesù. Noi dobbiamo fissare lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede pratica e la rende perfetta. Cosa fece? Per la gioia che gli era posta dinanzi. Neppure la croce gli faceva paura, disprezzò il vituperio, cioè la difficoltà, non tenne conto della difficoltà e questo come risultato ha ereditato il regno, si è seduto alla destra di Dio. Come dire, caro scriva, se mi vuoi seguire... Ti do anche un'altra indicazione. Nel capitolo 16 di Matteo, verso 24, leggiamolo insieme. Gesù allora disse ai suoi discepoli, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Beh, questo non è proprio un invito proprio tanto speciale. Però qui ci vuole la fede, qui dobbiamo partire con la fede. Questo vuol dire esercitare la fede, perché il Signore non ci propone mare e monti, ci propone che dobbiamo lasciare a pezzi lungo il nostro cammino la nostra vita mondana e assorbire la sua vita spirituale dentro di noi, come diceva Emanuele. Nel momento che noi diventiamo figli di Dio, spiritualmente parlando, e diciamo Padre nostro, se siamo pieni dell'altro che governa nella nostra mente, dobbiamo fare spazio al nuovo, al nuovo ospite che è degno di essere ospitato al primo posto dentro di noi. È colui che ci ha dato la vita, è colui che ha dato il suo figlio come prezzo di riscatto per noi, è colui che ha dato la sua vita, ha dato la vita del suo figlio per noi. Ora merita che noi, quando poniamo la nostra fiducia in lui, cominciamo realmente a contare su di lui e basta. Per fede dobbiamo lasciare adesso per prendere poi. Se noi vogliamo prendere qui, perdiamo lì, noi dobbiamo lasciare qui e prendere lì. Leggiamo il verso 25 che ci aiuta a comprendere il concetto. Noi dobbiamo cominciare un cammino col Signore, pratico, poiché chi vorrà salvare la sua vita, che la usa per sé, la perde. Ma chi la investe, la perde per causa mia e del Vangelo, la troverà. Giusto? Se mi segui devi essere come Abramo vuole dire. Che cosa fece Abramo? Abramo stava bene a Ur dei Caldei. Aveva ricchezza, aveva parenti, aveva amicizia col re. Il padre era un grande imprenditore che faceva affari col re. Tutto questo lasciò il certo per l'incerto la fede deve essere pratica Giacomo questo dice se noi diciamo di credere e stiamo sempre a urde caldei perché abbiamo paura che ci moriamo di fame se seguiamo dio e questa non è fede Signore, aiutaci. Se mi segui, devi essere come a bravo, Abramo, caro Scriba, che lasciò stava bene, ma non tornò indietro. Questa è una scelta che la dobbiamo chiamare vita natural durante. E mi viene in mente in questo momento, 57 anni fa, quando il Signore mi salvò. Che la sera prima, quando io ero a casa, che avevo visto un fenomeno sovrannaturale nella chiesa di una sorella battezzata nello Spirito Santo, io parlavo fra me e me, fra me e il Signore, anche se non sapevo se c'era o no, perché avevo un grosso dubbio. Però io dicevo questo, Signore, io non so se ci sei o non ci sei, però io dico questo. Ecco, un ragionamento interiore, io dico questo, se tu mi cambi la vita veramente, io ti do la mia vita, vita naturale durante, però devo sentire il cambiamento nella mia vita, se non c'è cambiamento io non so fare il pappagallo, che dico cose che non sono vere, caratterialmente, signore, tu mi conosci. Cosa fece il Signore la sera dopo? Mi salvò e mi battezzò nello Spirito Santo. Dopo è chiaro, c'erano delle cose che bisognava cambiare. Il sistema di vita mondano non andava bene, non andava bene neppure il lavoro che facevo perché negli alberghi come portiere, interprete, era una vita di avventure peccaminosa c'erano di quelli che andavano proprio per eh, nuove esperienze, cose che è. lasciai quello, perché realmente noi o seguiamo o non seguiamo. Questo dice Gesù. C'è anche l'esempio di Mosè nello stesso capitolo. Nel capitolo 11, verso 24, noi dobbiamo essere determinati quando cominciamo a camminare col Signore. Appena ci arriva il fratello, io lascio. Per fede Mosè, fatto grande, rifiutò di essere chiamato il figlio della figlia di Faraone. Pensa tu. <ride> Questa è grande, sta cosa. Noi vediamo questi grandi uomini di Dio che Dio si è servito lungo il percorso della loro vita. Ma noi dobbiamo guardare alla base loro che cosa hanno fatto in pratica: rifiutò la posizione da Faraone, lui doveva essere Faraone, il re di Egitto. Ma tu pensa per un attimo, che era stato preparato. Quando tornò da Faraone, non tornò per fare ciò che Faraone voleva, tornò per liberare il popolo di Dio. Si mise in netto contrasto con Faraone. Noi ci dobbiamo mettere in netto contrasto con il dominatore di questo mondo, Satana. E tutto ciò che appartiene a lui nella nostra vita deve essere messo fuori. Una volta, adesso non so perché prima si usava, c'erano delle usanze, se due si fidanzavano, si facevano dei regali l'uno l'altro. Quando si scombinava il fidanzamento, l'uso era che il giovane doveva ritornare ciò che la ragazza gli aveva regalato e la giovane doveva ritornare tutto al proprietario. Non doveva restare niente dall'uno all'altro. Non so perché, però era un, un regolamento del nostro paese, che nel momento che si lasciavano non doveva restare niente nella casa dell'altro. Diciamo che in pratica noi dobbiamo seriamente cominciare a fare così. Era preparato. Quando tornò in Egitto, non tornò come pensava il popolo di Israele che voleva tornare per mangiare le cipolle e tutte queste cose. Tornò per dire io sono venuto con il Signore che ho fatto diventare la scelta della mia vita. Sono venuto per dirti che lui mi manda e tu devi venire fuori. Devo lasciare, devi lasciare il popolo suo. Quando noi lasciamo il mondo, dobbiamo tornare nel mondo, ma per strappare coloro che sono sotto le grinfe di Satana ma non dobbiamo fare come la chiesa moderna che non si capisce più dove è il confine tra mondo e chiesa e tra chiesa e mondo. No, è così non funziona. Diciamo Padre nostro e poi siamo figli del diavolo, come dice Gesù. Signore aiutaci. Quelli del tempo di Gesù dicevano di essere figli di Abramo. E Gesù diceva, voi siete figli del diavolo, come figli del diavolo. Perché facevano le cose che faceva il diavolo, non facevano quelle che faceva Abramo. Leggiamo questo verso perché noi dobbiamo, come abbiamo udito il pastore precedente, dice: noi dobbiamo avere la paternità. La paternità vuol dire che dobbiamo dipendere dal nuovo, dal nuovo. E eh, lui. È stato sempre perché ci ha creati, ma diciamo dalla nuova scelta che abbiamo fatto. Leggiamo che cosa facevano questi ipocriti. 8.44 Giovanni 8.44. Poi non appena arriva il fratello, mi mando un messaggino e ci fermiamo. Guardiamo questi ipocriti, perché se facciamo gli ipocriti con Dio non beneficiamo di nulla. 8.44 ma Giovanni, voi siete figli del diavolo. Come erano figli del diavolo? No, di sangue erano della progenie di Abramo, ma le loro opere, i desideri che si sviluppavano nella loro vita, fate i desideri del padre vostro. E quali erano i desideri del padre? Il diavolo è omicida è, ed è bugiardo. Se noi ci lasciamo coinvolgere dai sentimenti diabolici e poi diciamo: Padre nostro, non c'è coerenza, recitiamo e di conseguenza di che cosa beneficiamo? Di niente, perché siamo ipocriti. Signore, aiutaci. Infatti, in Giacomo 2: 23 dice così. Che Abramo così facendo divenne amico di Dio. Così fu adempiuta la scrittura che dice Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia e fu chiamato amico di Dio. Perché fu chiamato amico di Dio? Perché lui seriamente seguiva Dio. E come dire a noi, se tu vuoi essere amico di Dio, devi lasciare le cose del mondo. <ride> Vuol dire, devi lasciare fare a me. Adamo, Abramo, credeva veramente e... Profondamente nel capitolo 15 della Genesi nel verso 6 dice così. Noi dobbiamo questi esempi, li dobbiamo far diventare nostri. Genesi 15, 6 dice così. Egli credette al Signore, ma la sua vita si coordinò per seguire il Signore, che gli contò questo come giustizia se noi restiamo amici del mondo di conseguenza siamo nemici di dio come ho detto prima leggiamo in giacomo 4:4. noi dobbiamo scegliere o oh, gente adultera cioè siamo adulteri spiritualmente facciamo convivere nella nostra vita i due ma come possono vivere insieme? Non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo automaticamente è nemico di Dio. Poi facciamo Padre nostro, Padre nostro, Padre nostro e non succede niente, perché? Perché la nostra vita non è coordinata secondo i principi di Dio. Adesso è venuto il fratello Pasquale e perciò mi fermo perché è uno spazio che lo vogliamo riservare. È arrivata l'ora sua alle 21. Siamo precisi, grazie al Signore. Ed ora vogliamo dare questa mezz'oretta al fratello Pasquale e vogliamo anche pregare stasera. Perché? Perché molte volte noi vorremmo seguire ma. Le forze diaboliche nella nostra vita non se ne vogliono andare, lui ci vela, ci mette il velo sopra, non ci fa capire, ci stordisce, ci fa, fa male la testa, ci, ci indondisce nel senso che vorremmo fare, però siamo deboli, ci cadiamo sotto, stiamo come degli addormentati, oppressi. Stasera vogliamo anche pregare perché molte volte sai che cosa bisogna fare. Coloro che seguono il Signore e camminano con il Signore, Dio ci dà l'autorità come un vigile che con le buone dice te ne devi andare, te ne devi andare a qualche parte. Quando vedi che quello non se ne vuole andare, allora piglia l'autorità. Prende le manette, lo lega e dici, ma ti sbatto dentro e vedi che devi, devi andare via. Così questa sera, sorella, fratello, magari tu hai tanta buona volontà, però non ci riesci. Ma noi alla fine, dopo un quarto d'ora, venti minuti, che fratello ci ha dato un piccolo pensiero della parola, vogliamo pregare per la tua liberazione. Accordati con noi quando preghiamo. Perché se non ce l'hai fatta da sola, Dio da sola, da solo, Dio ha dato autorità ai suoi servi, nel suo nome queste forze devono essere smantellate perché la tua mente deve essere liberata e tu devi essere in piena libertà di poter far diventare veramente Dio tuo Padre, Gesù il tuo Salvatore, lo Spirito Santo la tua guida per continuare in questo cammino di fede che dobbiamo dipendere dal Signore. Mi fermo perché è giusto che il fratello eh, abbia la possibilità di esprimere quello che il Signore ha messo nel suo cuore. Pasquale, vieni, vieni da dietro la tenda, ci sei? Mi senti? Sì, sì, sì. Va bene, allora... Questa sera dai una parolina come ti mette il Signore nel cuore, però questa sera dobbiamo pregare con chi ha bisogno di liberazione. Fratello, mi senti? Perché sì. ci sono tanti che vorrebbero, però eh, il nemico dice dove vai? Vieni qua, non ti muovere, dove vuoi andare, lascia stare, perché se no chissà che ti succede. Noi sappiamo che non succede niente quando interviene il Signore, succede solo una cosa, che è libera e basta, giusto? Amen. Ebbene, allora vai avanti, noi ti seguiamo, va bene? Ok. Innanzitutto pace a tutti e voglio sempre ringraziare, sembra retorica, ma retorica non è. Voglio ringraziare eh, l'amatissimo eh, pastore. Uh, Cataldo Petrone, e ancora una volta non posso fare a meno di dire: Quest'uomo, alla sua età, è lì sul pezzo, uh, a questa età non ci sono più degli interessi. Perché, come dice l'Ecclesiaste, ero giovane, ora sono vecchio. Lui non è vecchio assolutamente. Ma fa capire uh, il Re Salomone: tutto è vanità. Quindi, la, il suo vanto è veramente il Signore. Non lo dico per perché sono qui eh, in diretta con voi. Il mio interesse è pari al suo, ma per arrivare a lui devo arrivare alla sua età, quindi devo dimostrarlo ancora, ci vogliono tanti ancora anni. Quindi veramente che Dio continui a benedire la vita eh, del carissimo Pastore Petrone, della sua famiglia e di questo canale che veramente eh, oggi è una realtà. Che rimane, io so che è in mondo visione sia sui social che in chiaro, satellitare, ovunque, quindi Dio è buono. Ok, allora io questa sera ho, ho nel cuore di condividere, diciamo velocemente, anche se io non sono un uomo che eh, quando insegna ci mette poco tempo, però Dio mi ha parlato, ha detto Pasqua. In diretta devi fare l'Evangelista, questa è la mia prima chiamata, Dio mi ha chiamato ad evangelizzare le persone. e Ho fatto delle grandi esperienze proprio in provincia di Salerno. All'inizio, quando ero con la tenda, ero un giovanotto, predicavo e accadevano cose per strada, la gente scendeva, addirittura buttavo i soldi. Io che poi ero molto giù, dicevo, ma che cosa sta succedendo? Però prima di iniziare, voglio dichiarare che nel nome di Gesù, per il potere di Gesù, e per la sua gloria, perché tutta sua, noi siamo frutto della sua gloria, noi siamo i testimoni che dichiarano la sua gloria. Io voglio benedire questo tempo che mi è stato dato affinché chiunque in diretta possa usufruire dei benefit del potere del cielo. Io lo dichiaro nel nome di Gesù. Amen. Amen e amen. Ok, stanno accadendo molte cose a livello globale. E non possiamo essere così piccoli da non comprendere i tempi. Ok? Noi abbiamo stagioni e tempi, ma non sono le stagioni e non sono i tempi che determinano i fatti, sono gli eventi. Quindi, quando noi abbiamo il focus sulle cose di Dio, gli eventi dettano nuovi cicli. Affinché possiamo comprendere in che tempo siamo, affinché i tempi finiscono. Spero che mi capiate. Ok, quindi l'intelligenza soprannaturale è data a quelli che sono ripieni di Spirito Santo e chi lo è deve essere certo di quello che Dio ha iniziato. L'opera di Dio non è finita quando viene, quello è l'inizio, finisce quando finiamo noi, perché. Lui è infinito, noi non riusciremo mai ad inglobare tutto, ma è buono che ci compiamo durante la nostra vita. Quando questo accade, diventiamo persone mature. Avrei tante cose da dire, ma perché io so che la parola di Dio ha il potere di liberare la mente. E quando la mente del cristiano si libera arricchendosi della mente di Cristo, sviluppa, come quando parliamo in lingue e proferiamo misteri, la mente in Cristo sviluppa sanità, la rivelazione sviluppa accessi in luoghi dove non c'è nessuna possibilità di entrare, tipo malattie insanabili. Fallimenti insanabili, divisioni insanabili: quando l'intelligenza di Dio arriva a muovere il cervello di un uomo, quella mente riceve le soluzioni, quello è il compimento di tutte le cose. E così questa sera ci sarà un compimento di persone liberate. Voglio dire a tutti quelli che si sentono afflitti, quelli che si sentono posseduti, demonizzati, malati, poveri, quelli che si sentono oppressi e depressi, non dovete credere in questo. Perché se ci sono uomini che non conoscono Dio e sono diventati famosi, ricchi, eh, influenti, che ne so, attori, politici, imprenditori, eh, persone dello spettacolo, sono riusciti a diventare ricchi e importanti, Sappiate che quelli sono di carne come noi e non hanno Dio, nel senso non sono nati di nuovo. Quindi l'input è questo, che, che possiate mettere in attività lo spirito di Dio in voi mettendolo al comando del cervello. Quindi quando questo accade la mente viene sbloccata, il corpo riceve beneficio, l'anima è liberata e lo spirito sale. E quando lo Spirito sale in cattedra, noi non facciamo altro che ascoltare, imparare, applicare e dimostrare quello che Dio è, quello che Dio fa nelle nostre vite e quindi siamo i testimoni di quello che Dio è. Allora, questa sera Dio mi ha messo nel cuore, eh, innanzitutto c'è una scrittura che non ho dato, e vi chiedo scusa. Non l'ho data perché mi è venuta ora mentre il pastore parlava, è scritto in Isaia capitolo 55, verso 8, infatti, i miei pensieri non sono i vostri pensieri e le mie vie non sono le mie vie, dice il Signore. Quindi dice nel verso 9 dice: Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così le mie vie sono alte alle vostre vie, i miei pensieri sono più alti dei vostri pensieri. Quindi praticamente. Quello che voglio trasferirvi non è solo una parola, i pensieri sono il frutto di un'elaborazione mentale, quindi è un frutto dell'immaginazione, delle possibilità e delle probabilità. Noi abbiamo un limite, Dio no, quindi i miei pensieri, dice Dio, non sono i vostri, perché io sono incorruttibile, illimitato, onnipotente. E metteteci voi il resto. Quindi il mio pensiero è quello che penso, quello accade, quello che desidero, quello avviene, quello che ordino, quello succede. Quindi, quando noi abbiamo la mente in Cristo, quando lo. L'unzione, l'unto, Cristo unto, quando l'unzione del cielo scende sul capo, come dice Salmo 133, non è solo per la pace dei fratelli, ma è qualcosa che ha a che fare con il sacerdozio. Quando il sacerdote inizia dal capo a muoversi nell'unzione, tutto di lui è unto, quindi sei sano, sei benedetto, prospero, felice. Ehm, Longevo, metti tutto quello che vuoi fino all'orlo, fino, fino ai paramenti. Quello, quello è un simbolo meraviglioso perché i paramenti è il luogo dove gli impuri potevano toccare un sacerdote come il filo più lungo del talit, quindi un malato poteva toccare e afferrare il luogo più lungo del talit. È così che la donna da fuso di sangue si avvicinò a Gesù, toccò quel paramento, lo fece con fede. La legge attestava che questo accadeva quando uno accostava con fede. con Uh, a Dio e, e lei ricevette e Gesù disse virtù è uscita da me quindi questa sera noi dobbiamo capire chi si sente niente chi si sente zero ok uh, molti ci vedono come persona zero ma tu non sei nessuno oppure io penso di non essere nessuno immaginate Davide quando era lì sul monte con le pecore a fare il pastore e magari con un po' di timore, cantava ad alta voce, diceva almeno qualcuno non si avvicina: lupi, leoni, orsi, e cantava l'Eterno è il mio pastore. Lì scriveva il Salmo 23 e quasi tutti i salmi lo sappiamo, che sono di Davide. Quindi lì lui rafforzava la sua mente perché inseriva Dio nei suoi discorsi. Quindi l'Eterno è il mio pastore, mentre gli altri lo vedevano zero. Lui stava creando un'identità spirituale. Mentre gli altri dicevano: Lui non è niente, infatti, non era nemmeno a tavola. Quindi, se qualcuno ti vede come un niente, sappi quando Dio toccherà la tua vita, allora lo zero comincerà a prendere valore e la gente vedrà un uomo pieno di risorse, pieno di risorse. Ognuno di voi dire: Io sono pieno di risorse, io sono stato fatto come Dio ha creato ogni uomo, anche io sono stato creato in un modo meraviglioso, è scritto nel Salmo 139. Ogni difficoltà in questo momento viene abbattuta, distrutta per il sangue di Gesù. Quindi il niente ora avrà un senso. Te lo voglio dire perché? Perché quando c'è il nulla, io questa cosa non so se l'ho condivisa con voi, certo un, un, una parte perché non riuscirò mai a farla per intero, praticamente a Dio piace il nulla, perché Dio è potente da riempire il nulla. Dice che la terra era informe e vuota e non c'era nulla e Dio parlò. Quindi quando Dio parla attraverso la tua bocca per la fede della rivelazione dello Spirito Santo che è dentro di te il nulla io il nulla comincia a prendere valore perché Dio comincia a fare il lavoro che ama fare, riempirlo. Infatti Gesù disse, non vi ripartite da Gerusalemme, non è soltanto insegnare, riceverete, no, 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 no. lui riempie il nulla. Lui riempie quello che è stato buttato fuori dal giardino per la sua grazia e ci riporta alle origini. Quindi, quelli che ricevono lo Spirito Santo e sono pieni di Spirito Santo, la maggior parte non conoscono il vero valore di quello che Dio ha iniziato a fare. Non fermate i lavori. Nemia Estra andarono avanti, Zorobabele potette iniziare a governare. Addirittura non c'erano più pietre, qualcuno disse: Demolite le vostre case e costruite le mura di Seremia. Non vi preoccupate, i lavori finirono. Il nemico cercò di fermare i lavori dopo una grande devastazione. Quindi possiamo essere devastati, ma lo Spirito di Dio su di noi è lì per ricominciare i lavori. Voglio darti una testimonianza: noi in chiesa. Abbiamo varie riunioni, l'ho condivise con il Pastore Petrone questa mattina. E abbiamo delle persone veramente squisite che ci lavoro da anni. Insegno tutti i giorni senza fermarmi mai. Veramente a volte desidero un giorno per me, però Dio sa quando mandarmi a me in pensione. Ok, fossi, fossi parte di una struttura evangelica a 70 anni andrei in pensione, ma non lo so se, se morirò predicando, non lo so, ma Dio sa la verità. Quindi e abbiamo dei, dei, dei collaboratori, voglio usare un termine conosciuto italiano, che lavorano nelle, nelle nostre case, praticamente in quelle che sono le cellule, che non sono cellule di ripetizione di culto, ma è dove ogni casa diventa una chiesa che invita credenti a un'evangelizzazione. Quindi le chiamiamo case di pace. C'è stata una donna che era disperata perché... Eh, aveva avuto praticamente una conclamazione definitiva di male incurabile cancro al pancreas. Questa donna praticamente eh, anche i medici non gli abbiamo dato più speranza, le carte, i documenti, PET avevano definito che ormai era in via, in via degenerativa. E noi, io credo, quando tu a un discepolo, ok? A lui lo invii con tutto il potere l'autorità come Gesù fece con i 12, i 70, i 120, i 500, i 3.000, i 5.000, la folla innumerevole di cui noi siamo la discendenza. Quindi, questa, questa, una delle mie collaboratrici ha pregato per questa donna. Mi ha messo le mani sul pancreas, con lacrime, ha pregato tre volte. Signore, guariscila, questa donna settimana scorsa, no, no, mi sembra questa settimana. Eh, perché siamo a sabato e andate in ospedale per i controlli credetemi con documenti alla mano non mi fa male la schiena mi faceva male l'orecchio non ho no, dimostrabile questa donna il medico ha detto io non so co cosa dire voi avete ricevuto un miracolo perché qui il cancro non c'è più quindi questo è inspiegabile questo è inspiegabile non c'era nulla da fare Attraverso la fede qualcosa è stato fatto e di questi miracoli noi amiamo vivere perché Dio è questo con grande umiltà. Questo non deve essere eh, un discorso fatto con umiltà perché dobbiamo aver paura di dire che Dio è soprannaturale. Qualcuno mi disse: Ma tu quando preghi? Se Dio non opera, non hai vergogna. Io dissi no. Se Dio non opera, qualcosa non ha funzionato in me, non in Dio. E cosa fai? Io li pregherò, e poi li pregherò, e poi li pregherò fin quando la persona non viene guarita, sanata. e Abbiamo avuto persone, abbiamo, abbiamo centinaia di miracoli testificati che Dio si muove potentemente in ogni area. Quindi il nulla, il niente, è un luogo meraviglioso. Il Salmo 23, cosa che non abbiamo tempo e non voglio, dice l'Eterno è il mio Pastore, nulla mi mancherà. Quindi il nulla non possiede nulla, ma se tu sei nel nulla e ti senti nulla, il Signore riempirà il tuo nulla di tutto. Nulla manca a quelli che servono il Signore. Quindi significa, non è solo l'economia perché a volte demonizziamo alcuni ministeri che parlano di economia. La parola economia è una parola che nel regno dei cieli non esiste. Cioè la parola economia tra gli angeli non è mai girata, tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo non è mai esistita, perché l'economia, questo termine, è un termine che eh, a me eh, mi, fa, mi fa un po' veramente arrabbiare è qualcosa che ha a che fare significa economia e risparmiare per continuare quindi è calcolare il calcolo è un terminale di possibilità Dio è illimitato quindi o io sono pazzo oppure devo predicare il Vangelo che piace alle persone se Dio vuole ma Dio vuole se siamo nella mano di Dio Immagina se Dio gira la mano. Ok? Io per fede sono seduto nei luoghi celesti in Cristo. Quindi le ricchezze del cielo sono incalcolabili perché l'economia non esiste, capite? Quindi è quello che voglio eh, dirvi è che non è soltanto un fattore di denaro. È salute, pace, opportunità, accesso Gioia, integrità, eh, in, nel mondo la chiamiamo economia. O oh, ti vedo meglio, ti vedo peggio. C'è sempre un metro. Dio no, Dio è stabile, Dio è sempre lo stesso. ieri oggi è l'Eterno. Quindi il Salmo 23 è il, uh, 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 come dire, attraverso il Salmo 23. Noi comprendiamo Dio come riempie il nulla l'Eterno, è il mio pastore nulla mi mancherà. Quindi significa che l'uomo che eh, crede in questo non si lamenterà mai, perché sa che a tempo giusto le cose avverranno e quando è il tempo giusto, quando la tua fede è in moto. Quindi mi fa riposare in verdi pascoli. È il luogo della sicurezza capite è lì che io sto al sicuro quando la mia mente è connessa lui mi fa lui mi fa riposare non tu lui quindi significa che mi mette al sicuro in mezzo a questo mondo corrotto mi mette al sicuro nelle probabilità di una contaminazione di una malattia, di una povertà, di un incidente. Ieri abbiamo avuto dei giovani alle due di notte che tornavano a casa. Io ho pregato giovedì, ho chiamato i martedì, ho chiamato tutti i giovani della chiesa, ho sentito forte. E Dio mi ha detto prega contro ogni incidente casuale, che non è così, perché mia moglie mesi fa ebbe una visione che spiriti, di incidenti occasionali sono stati rilasciati mia moglie vide un'entità disse tu chi sei? disse io sono quello che creo incidenti occasionali e abbiamo cominciato a pregare martedì ho sentito forte in chiesa di pregare ieri sera mio figlio è stato è stato tamponato da una moto a Napoli centro e ringraziando Dio non è successo niente e una coppia di giovani della mia chiesa ha avuto un incidente dove la macchina si è distrutta loro sono entrati sono usciti illesi. Quindi quando tu hai una mente in Cristo, lui ti chiama a pregare prevenire, prevenire. Quindi quando lo Spirito Santo è forte in te, infatti nel Salmo 4 verso 8 dice tu mi fai dormire in sicurezza, io sono sicuro con te, quello è il termine di questo salmo. Quindi, quello che voglio dirvi questa sera è che quando una mente è governata dallo spirito, allora quella mente è spirituale e lo spirito non è naturale. Quindi dovete essere convinti chi ci convincerà di giudizio, di giustizia e di peccato, ma ci convince anche che il potere è stato versato su di noi affinché possiamo governare le cose, non essere governati mettendoci nel niente, nella paura. Quindi, questa sera, dichiaro nel nome di Gesù che il niente non è possibile, non ce la faccio. Non c'è speranza, non ho niente, sono solo, sono malato, devo morire, sono povero, mi hanno abbandonato. Io dico io, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, tu arriverai ad Elim, tu siederai sotto le 70 palme, tu berrai alle dodici sorgenti, tu arriverai a Meriba e le acque se saranno amare avrai la fede di cambiare quelle acque amare in acque dolci e ti abbeverai. Quindi nel nome di Gesù arriverai al tuo Oreb, arriverai lì alla montagna di Dio e lì Dio ti parlerà e qualcosa cambierà. Quindi questa sera, nel nome di Gesù, prendiamo autorità su ogni nulla. Dio riempie il nulla. Dio riempie il nulla. E ora dichiaro nel nome di Gesù che ogni persona che ha dei problemi gravi alle gambe. Vedo una persona che ha delle gambe così grosse che non può più camminare. Questa donna ha, ha delle gambe che stanno andando, quasi, sono quasi morte. Toccati le gambe questa sera e dichiara. Il medico ha detto: Non c'è nulla da fare, Signore, è un buon tempo per creare in questo nulla una gamba nuova, nel nome di Gesù. È così per ogni persona che è malata di cuore. Il medico ha detto tu dovrai stare tranquillo, attento, perché le tue coronarie sono molto sottili. Signore, è un buon momento per mostrare la tua gloria alle prossime analisi. Tu dimostrerai che hai ricreato le mie vene, le mie arterie, il mio polmone, il mio cuore, il mio fegato, nel nome di Gesù. Qualcuno che sta perdendo la famiglia, se è stato abbandonato o oh, non c'è niente da fare, tuo marito torna a casa, i tuoi figli lo accoglieranno, la pace tornerà nella tua casa. Questa è fede, la fede materializza. Quindi è la fede, è la combinazione per aprire i cieli. Sapete, tu per aprire un. Un, con una carta di credito hai bisogno del PIN. Tu per aprire una cassaforte hai bisogno di una combinazione. Per aprire i cieli ti vuole spede, è la, è la parola meravigliosa che ti do. Meno male che la fede non è produzione nostra, è il dono di Dio. Quindi prendi il dono di Dio e trafficalo. Questa sera prendi la fede e scuotila. E oh, vai con lei alla presenza e dillo, Padre, questo è il dono che mi hai fatto, allora io credo in Te. Io credo in Te che nel Tuo nome tutto è possibile perché le cose in Tua presenza sono stabili. Dio vede che nulla mai è cambiato perché tutto tornerà all'origine. È un tempo e noi dobbiamo governare i tempi. Fratelli, credetemi nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Ho visto miracoli come molti di voi le hanno visti io dichiaro nel nome di Gesù che l'eterno è il mio pastore nulla mi mancherà egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli mi guida quindi mi guida i sentieri si percorrono con una guida non puoi andare da solo nei sentieri quindi lo Spirito Santo mi guida nei sentieri altrimenti ci possiamo perdere quindi possiamo sbarrirci invece lo Spirito di Dio ci guida nella verità, lontano dalle vie malvagie. Le vie malvagie sono i pensieri che si elevano al di sopra della conoscenza di Dio. È una via che ti porta un'immaginazione distruttiva, e nel nome di Gesù, ricorda Dio: è la tua fonte. Ricordatelo, Dio è la mia fonte. Il popolo di Dio è in un luogo di disordine. Il mondo è in un luogo, è un luogo disordinato e il popolo vive in un luogo di disordine, ma Dio ha tracciato una via io creo una via dove via non c'è io faccio scorrere fiumi nel deserto quindi abbiamo una via preferenziale quindi il popolo di Dio è in un luogo di disordine non turbatevi lui è l'ordine divino per noi il deserto è il niente è il luogo dove il diavolo e la mano dell'uomo non possono fare niente quindi io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? L'aiuto mi verrà da Dio, io guardo i monti, sono nel deserto, ma nel luogo altissimo c'è l'Eterno che ha stabilito la benedizione sulla mia vita. Dillo, io questa sera sono benedetto, io sono benedetto perché Dio ha fatto qualcosa di potente per me. E qui. In chiesa e in questo programma, in questo canale che è diverso dagli altri, non parla di calcio. Il Napoli sta giocando, molti stanno vedendo la partita. Ma il pastore ha detto: Vuoi predicare? Ma che mi importa a me del calcio? Io sono qua a dare speranza alle anime, a dichiarare salvezza, vita eterna, pace, vittoria, gloria. E per questo, nel nome di Gesù, è qui che attingi. Dall'immagine e somiglianza di Dio, è qui che diventi creativo. Questa è la parola. Qui diventi creativo, questa parola sta scatenando dei calcoli eterni dentro di te. Io posso, io posso ogni cosa. In colui che mi fortifica, io posso, dillo, io posso, dillo, io posso. Oh, puoi, puoi guarirmi? Gesù già stava insegnando, io posso, ma tu lo vuoi? Tu lo vuoi? Tu lo vuoi? Dillo, io lo voglio. Tu lo vuoi, lui lo può e la cosa accade ora è accaduta, è accaduta quindi, qui è il luogo che diventi creativo perché, nella presenza di Dio, sei in un luogo allineato. E non è questione di tempo, matematica, economia è tutto allineato. Tu qui puoi spaziare nell'eternità. L'impossibile non esiste. Non esiste perché l'impossibile è la prima parola che porta il nulla, ma Dio, le cose impossibili le rende possibili quindi il nulla diventa il tutto. Questi sono i pascoli di Dio per l'uomo. È una pastura divina, è cibo per la nostra mente. Quindi, l'ultima cosa che ti rilascio: ci sono diversi pascoli, ci sono cose. Che non ci saziano più, ci sono diversi livelli di pascolo, diversi livelli di frutti. Questi sono i livelli spirituali. Guarda, il pastore Pedrone, 30 anni fa, 40 anni fa, pastolava una chiesa fino a poco tempo fa, era un imprenditore, aveva un piccolo negozio. Conosco un po' la storia. Poi è diventato un imprenditore e Dio che cosa ha fatto? Poi, alla fine ha usato tutto questo affinché vai in mondo visione. E chi l'avrebbe pensato venti anni fa il nulla nasconde i misteri di... oh, tremendo il nulla nasconde i misteri di Dio. Molti non li vedono perché non scoprono il nulla. I credenti, hanno paura, sono malati, sono e non siate avari, non siate avari perché il nulla è del Signore. È quello che Dio crea è del Signore, e tu sei chiamato a muoversi come di Lui, riempi il nulla in qualcuno che non ce l'ha, benedici le opere dando la tua offerta, la tua decima, il tuo tempo, le tue ore, la tua vita, la tua casa, tutto quello che hai. Vedrai che cosa succede. Ho tempo limitato. Ci sono livelli spirituali. Ci sono pasture che non ti toccano più perché hai bisogno di un altro livello. Oh, guardami, parla. Di 12 raccolti l'anno, vedi la Bibbia cosa dice? Ok, 12 raccolti quindi il 12 è perfezione nel compimento dell'uomo spirituale, il 12 è la perfezione nel compimento dell'uomo spirituale. Quindi livello dopo livello, come la scala di Giacobbe: Giacobbe vide la scala, Dio era sulla scala. Poi, dopo millenni, Dio è sceso dalla scala. Chi è Dio? Gesù, Dio in carne. Quindi c'è un sistema di livelli e questa sera Dio ti chiama ad alzarti sei al primo livello sforzati, vai al secondo, al secondo vai al terzo al terzo vai al quarto lì entrerai in un luogo nuovo non, non vedrai, non riconoscerai niente ma Dio ha detto io, io in Salmo eh, c'è una scrittura primo Corinzi 2.9 datemi questa scrittura poi preghiamo ok poi mi fermo quindi dillo Dio mi ha provveduto risorse Dio mi ha provveduto risorse. Primo Corinzi, capitolo due verso 9. Ho bisogno che me lo dato. Da, quindi Dio ha provveduto risorse dal cielo, il cibo celeste. Non si esauriranno mai, dillo. Le cose del cielo non si esauriranno, non si esauriranno mai. Le cose che occhio non vide e che orecchie non di e che mai salirono nel cuore dell'uomo. Sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Quindi io parlo, parlo di tempi, stagioni, raccolti. Quindi se sei a un livello, Dio ti sta portando in un livello nuovo. Quindi questa sera la fede cambierà la tua storia. La fede è il dono di Dio. E il dono di Dio si muove con colui che è venuto a vivere dentro di te. Lo Spirito Santo, i due insieme, prendono il terzo che è l'uomo e lo portano nella presenza di Dio, nella gloria, nella liberazione. Quindi è qualcosa che dobbiamo fare nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. <ride> Le ricchezze del cielo non si esauriranno. La preghiera, la parola, la fede muovono il cielo. Dio aprirà sempre nuovi pascoli di livello in livello. Non ti seccherai mai. La provvidenza soprannaturale, i sentieri di giustizia sono le vie di Dio. Non sono sempre uguali. Oggi ho bisogno di guarigione, domani ho bisogno di economia, dopodomani ho bisogno di qualcosa per mio figlio, ho bisogno che la Chiesa cresca, ho bisogno di tutte queste cose. Sono molti sentieri. La via è una, ma ci sono i sentieri. lì che impariamo a camminare con Dio e a vincere tutte le cose. Non sono sempre uguali altrimenti noi saremmo statici, ma noi siamo pellegrini, i pellegrini cambiano via, i pellegrini camminano per le vie di questo mondo per arrivare in cielo. Quindi Gesù ce lo insegna, altrimenti lui non sarebbe andato all'altra riva. Ah, Gesù è andato all'altra riva, significa che lui ha cambiato luogo per raggiungerci e lui è venuto qui attraverso questo segnale per raggiungerti. Io voglio che tu ti alzi all'impiedi ora, chiudi i tuoi occhi, alza le tue mani, comincia a parlare in lingue. Parlate in lingue. Non, non, non abbiate paura di parlare in lingue. Stanno cercando di azzittirci, stanno cercando di, 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 di chiudere il soprannaturale. non è soprannaturale. Io disse a un pastore: Se non è soprannaturale, non naturale. Vabbè, gli ammamano non naturale. Quindi è qualcosa che viene da un'altra dimensione, non da un altro mondo, perché Dio ha creato i mondi. Ma lui vive in questo e in questo. L'ha sempre fatto quando parlava con Adamo e quando Gesù è diventato uomo. Quindi i mondi sono pieni della sua gloria. Quindi questa sera alzati di all'impiego. Sei pieno di Spirito Santo. E se non lo sei, di dove sei? Ricevi la pienezza dello Spirito Santo. Ricevete guarigione e liberazione. Io dichiaro nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che ogni malattia sia debellata che ogni paralitico si muova affinché i miracoli che accadono attraverso i grandi uomini americani questi evangelisti possa iniziare un'opera potente come quelli del passato Smith uh, Finney, Wesley, Bankey, Benny, Hie, tutti questi uomini che possono testimoniare della gloria nel nome di Gesù, Gian Gilake, Allen, questi uomini di Dio che hanno cambiato la storia, o oh, i predicatori africani che dovevano combattere ogni giorno con gli spiriti immondi. Io dichiaro che in Italia si alza un livello alto di uomini di Dio in ogni città dove segni, miracoli e prodigi avvengono per liberare i popoli, svuotare gli ospedali svuotare le finanziarie di persone protestate, svuotare i luoghi tenebrosi, le medicine possono calare. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, pancreas, torna in vita, fegato, torna in vita. Nel nome di Gesù, o oh, pazzia, schizofrenia, vai via, cieco, qualcuno è cieco. Recupera la vista, io te lo dico, vengo a te nel nome di Gesù. Gesù è il Signore, è il padrone, è l'Onnipotente. Io non faccio altro che ripetere perché credo come un fanciullo che colui che ha fatto scena la terra e ha creato me può fare tutte le cose lui ha i pezzi mancanti. Io dichiaro dichiaro miracoli creativi. Miracolo creativo, io dichiaro dove non c'è più un organo o una donna in chiesa, il marito viene in chiesa questa donna fu operata di cancro in Venezuela perché aveva un cancro e i medici dovettero strappare tutti gli organi ovaie utero fratelli mantenetevi forte questa donna ha partorito tre figli perché la madre di questa donna pregava Gesù e diceva padre io so che non renderai sterile mia figlia i medici hanno detto noi ti abbiamo tolto l'utero come hai potuto partorire Dio ha creato Organi nuovi, seno nuovo, o oh, che ogni cancro si essicchi ora. Nel nome del Nazareno, nel nome del Nazareno, nel nome del Nazareno, Italia alzati che arriva il tuo tempo. Italia alzati che arriva il suo tempo. Oh, ci sono quelli che sono morti nelle catacombe, quelli che sono morti nei circhi romani, quelli che sono stati arrestati dai tedeschi. Abbiamo un'eredità cornelio. E io dichiaro che il popolo italiano si alzi e inizi a gridare che Cristo è il Signore. E questo canale possa divulgarsi in tutte le nazioni con potenza affinché quando arriverà la fine alzeremo la bandiera. Signore, c'eravamo anche noi. Signore, c'eravamo anche noi. Signore, grazie. Grazie per gli apostoli che sono morti in Italia, come Pietro probabilmente, come Paolo, io non lo so, Padre, ma sicuramente uomini hanno dato la loro vita su questa terra, dando il loro sangue. Signore, prendi le nostre vite, fanno ciò che vuoi affinché la tua gloria sia manifesta. Prendo autorità nel nome di Gesù e dichiaro ogni opera satanica nella vita delle case, delle famiglie e dei miei fratelli e delle mie sorelle distrutta ora, ora. Ora nel nome di Gesù. Amen. Benedici il pastore Cacataldo che è lì a quell'età e all'impiedi, a quest'ora, dando le sue risorse. Sapete che le risorse non è il denaro? La cosa più importante al mondo non è il danaro, è il sangue. Perché quando un uomo muore ha finito. E se qualcuno vi dicesse, ti do. Altri giorni di vita dovresti morire. Oggi mi devi dare tutto. Tu glielo daresti, sai perché? Perché la cosa più preziosa è il sangue. E lui si sta consumando. Poi non guardate la gloria, guardate la storia: si sta consumando. Io ti benedico, uomo di Dio. Io ti benedico, uomo di Dio. Io ti benedico, uomo di Dio, affinché tu possa essere rinvigorito e che Dio possa darti lo spirito di Caleb. Corressi con la macchia, io profetizzo che come Caleb entrò nella pienezza delle sue forze, a 80-85 a anni e prese il territorio che Dio gli diede, nel nome di Gesù. Che tu possa tenere in salvo tutta la tua discendenza nel territorio, negli ambienti che tu stai creando, le atmosfere spirituali, nel nome di Gesù. Che tu possa essere uno di quei pionieri, a differenza dei Rockfield, a differenza dei Rockefeller, a differenza dei Gates. Oh, io ti prego che si siano i Petrone, i Montagna e tutti quegli uomini che hanno stabilito la loro esistenza ai piedi del Maestro per portare la gloria sull'altare di colui che vive nel Eterno, è come Elia riparò l'altare. Signore, questi uomini stanno riparando l'altare della corte d'Etatica. Io ti benedico, uomo di Dio, che la forza del Chenezeo sia su di te. Oh, che l'unzione del Chenezeo sia su di te. Ricevi la ora, nel nome del Padre, del Figlio dello Spirito Santo. Quest'uomo ha incontrato la terra promessa. Oh, e io ti benedico nel nome di Gesù. Amen, amen e amen. Sandra. Grazie Signore, grazie Signore. Eh, fratello c'è una preghiera che dobbiamo fare, c'è bisogno di liberazione e soprattutto c'è chi non riesce a riposare. Noi abbiamo letto, tu hai letto nel Salmo, egli mi fa riposare, poi hai letto nel Salmo 4 che il Signore fa riposare. Eh, io desidero che preghiamo, che tu preghi e io ti sostengo perché la parola del Signore dice se due si accordano. Alleluia. Succede di tutto e di più. Io credo fermamente a questa promessa, essendo la potenza di Dio nelle mie mani, che è la potenza del peso della sua gloria, che è come un peso, come due mattoni pesanti nella mia, nella mia mano. Che è il segno che la presenza di Dio sta operando in lungo e in largo in tutte le direzioni e vuole operare anche. in in te che non riesci a riposare, che il letto è diventato il tuo nemico, ora nel nome di Gesù Cristo alza la tua mano verso di noi che stiamo intercedendo per te mentre il fratello ti presenta al Signore perché da questa sera tu riposerai, riposerai, riposerai come non mai. Alleluia, gloria al Signore. Vai, ti, ti seguo, ascoltami bene, fratello, sorella, se sei in diretta. Un uomo non poteva dormire a causa del fallimento della sua chiamata e molte volte noi falliamo perché manchiamo di conoscenza e rivelazioni. Chiedetela a Dio e lui ce la darà. Prima di pregare, io voglio che tu mi comprenda. Innanzitutto, da questo momento in poi, sempre in casa tua accendi musica cristiana metti musica cristiana c'è una coppia lui si chiama roberto rivera e sua moglie kimberly loro suonano suonano musica cristiana straordinaria sono, sono dei servi meravigliosi tipo tre ore quattro ore otto ore tu accendi youtube bam, è una musica straordinaria quindi al di là della, del, 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 del canale al di là della chiesa la musica deve essere sempre accesa perché perché dice che Saul non poteva dormire, ma quando arrivava all'unto dell'Eterno con la sua arpa e cominciava a suonare, quindi l'adorazione, l'adoratore, il dolce cantore di Israele, lui è, diciamo, l'inizio dell'adorazione, lui è un diretto discendente di, te, di Seth, Seth ha iniziato ad invocare il nome dell'Eterno, dice la Bibbia, quindi praticamente musica cristiana, quindi Canti, 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 musica, quindi riempi la tua casa di atmosfera di lode, perché la musica cristiana non è terrestre, viene dal cielo. Gli angeli dicono santo, 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 i, i serafini e li ha visti il profeta eh, Isaia quando gli sei mesi sono perduto, ok? Quindi poi lo spirito malvagio dice che andava via quando arrivava, L'uomo di Dio, ma dato che tu sei di pieno di Spirito Santo e se non lo sei, ricevilo. se non sei nato di nuovo, possa tu nascere di nuovo. La lode, l'adorazione, la lode spezza il gioco. L'adorazione ti porta in sua presenza e nella sua presenza il nemico non può arrivare più. Lui è stato cacciato. Quindi resti in quel livello, prendi poppa, poppa, poppa la parola di Dio, cresci e vedrai. E ora, nel nome di Gesù, Satana, mi sgridi l'eterno ogni spirito di fastidio ogni disturbatore inviato ogni aria demonizzata ogni vizio ogni peccato nascosto io rompo il potere del diavolo come servo dell'altissimo mi accordo con il mio fratello cataldo petrone e dichiaro nel nome di Gesù ora sia rotto il potere di Satana nella vita di quest'uomo ora ogni degenerazione mentale io dichiaro riposo, Salmo 8, verso 4. Io dichiaro l'Eterno e il mio pastore nulla ti mancherà. Io dichiaro che riposerai in verdeggianti pastori, tu comincerai ad avere un'erba succulenta e riempire il tuo essere del potere dello Spirito. Nel nome di Gesù, potenza di Dio ora, cadi ora, 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 chiunque è sotto il gioco del nemico. Ansia, ansia, oppressione, depressione insonnia ora ora ogni malattia sia debellata ogni medicina ogni antidepressivo sia distrutto il potere di farmachea il bastone i bastoni siano rotti i serpenti muoiono per mano della parola di Dio nel nome di Gesù nel nome di Gesù nel ora qualcosa sta succedendo qualcosa sta succedendo io sento che qualcuno sta dando gloria a Dio, sente libertà, sente libertà. Io dichiaro nel nome di Gesù e il potere di Dio. Amen, amen e amen. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.